È con grande piacere che vi do il benvenuto in Villa Badia per la presentazione delle campagne di scavo archeologico 2014-2017 sul sito del monastero medievale di San Benedetto ad Leones di Lugano. Si tratta di un progetto che ha radici profonde, avviato da Cassapadana all'inizio degli anni 2000, quando furono promossi i primi studi avviati di scavi archeologici che portarono al ritrovamento dei resti del cenobio lombardo. Non possiamo non ricordare l'impegno e la passione che l'allora direttore Luigi Pettinati profuse in questo progetto. Quei primi scavi fornirono informazioni preziose che diedero forza e stimoli per promuovere nuovi studi e approfondimenti sul popolo longobardo nella bassa bresciana. È trascorso quindi un decennio nel quale la Fondazione del Minato Lomense ha perseguito con le indagini nel sito abbaziale sino al 2014, quando in collaborazione con l'Università degli Studi di Verona, la sovrintendenza e il contributo della Regione Lombardia è stato dato avvio ad un progetto complesso di indagine archeologica e di studio dell'area adiacente al sito monastico, i cui risultati sono presentati in questa giornata. Desidero quindi ringraziare l'Università degli Studi di Verona, nella persona del dottor Fabio Saggioro, che coordina il progetto e i suoi collaboratori. Ringrazio la Soprintendenza Archeologica della Belle Arti e Paesaggio della provincia di Bergamo e Brescia e il dottor Andrea Breda, che ci segue con passione da molti anni, e il soprintendente il dottor Giuseppe Sturri. La presentazione al pubblico dei risultati di questa indagine è fissata per domenica 9 luglio alle ore 18 nell'ambito della Fiera di San Benedetto, e a cui già da ora vi invitiamo. Grazie. Innanzitutto io ringrazio Cassapadana e Fondazione per avermi invitato, ma soprattutto li ringrazio per l'impegno che da anni stanno mettendo in questo progetto. Un progetto importantissimo e un impegno altrettanto importantissimo. Sono partiti, come ricordava il dottor Biemmi, circa nel 2000, se non ricordo male, era l'anno in cui sicuramente anche le condizioni economiche degli enti e quindi degli istituti bancari lo permettevano. Ma il fatto che ancora oggi Cassapadana e Fondazione continuino in questa operazione, in questo intervento, quando ovviamente le condizioni economiche sono cambiate, è assolutamente lodevole. È importantissimo il lavoro che si sta facendo. Proprio perché grazie a questo riscopriamo quali sono le nostre origini, riscopriamo la nostra storia, che è fondamentale per una comunità, ma credo non solo per la nostra comunità, è fondamentale per tutti quanti si appassionano alla storia, vogliono conoscere le nostre origini, quindi per le scuole, per tutti gli studiosi e per l'intera comunità. Un grazie quindi di cuore a tutti coloro che in tanti anni ci hanno messo impegno. Mi unisco ovviamente ai ringraziamenti appena fatti a chi in questi anni ha collaborato e aggiungerei un grazie anche al dottor Baronio, perché comunque è di casa nostra, è un nostro cittadino e anche lui da anni si sta impegnando molto su questo progetto fondamentale. Non voglio rubare altro tempo perché ovviamente gli esperti sapranno darci sicuramente delle notizie importanti e ci affascineranno ancora una volta su quanto è stato fatto, ma su quello che verrà fatto poi nel futuro. Grazie a tutti. Questa giornata di oggi vuol presentare l'ultima fase della quarta campagna di scavo. Naturalmente poi gli esperti ci diranno delle cose, credo, molto interessanti. Questa campagna di scavo è stata condotta sull'area adiacente al monastero, quindi quella che si trova a nord del monastero. Le campagne fatte negli anni scorsi hanno sempre indagato la zona abbaziale,
si è voluto in questa quarta battaglia invece indagare la parte che era limitrofa del monastero, che ha portato alla luce uno spaccato di vita medievale veramente molto interessante. E questa campagna è iniziata 2 anni fa, siamo all'ultima fase, speriamo di poter andare avanti. La speranza direi che va coltivata. Io a questo punto passerei la parola al professor Baronio, che è il coordinatore scientifico della Fondazione, che farà una sintesi sull'attività di valenza culturale, soprattutto sul settore archeologico, che in questi anni la Fondazione ha portato avanti e ha condotto. È importante perché proprio nel DNA, nello statuto della Fondazione, c'è lo scopo di recuperare l'identità del nostro territorio. Identità vuol dire ricostruire una storia che ci appartiene, la storia del nostro territorio. E la storia è veramente importante, che coincide con la storia del monastero di San Benedetto. Ed è una storia gloriosa, una storia veramente che merita di essere approfondita e diffusa. Quindi sono stati fatti convegni, studi, ricerche, si è fatto un lavoro enorme. E tutto ha portato a testimoniare l'importanza economica, religiosa, culturale di questo monastero e come il monastero, e quindi questa cultura anche benedettina, abbia influito su ciò che siamo noi oggi, praticamente sul nostro territorio e sulla nostra gente. Per cui invito il professor Baroni a prendere posto al tavolo. Non ho predisposto un PowerPoint. Io quando facevo lezione consideravo il PowerPoint uno strumento di distrazione. Quindi siccome voglio invece il poco tempo che ho a disposizione concentrarmi, vi inviterei ad aprire la cartella e a prendere questo fascicoletto, che è una sorta di PowerPoint cartaceo. In buona sostanza cosa abbiamo voluto mettere in risalto? In buona sostanza abbiamo messo qui, organizzando una sorta di cartelle, intanto di che cosa si tratta. Chi non avesse mai sentito parlare della Fondazione Dominato Leonense, nella prima pagina trova che cosa è, costituita nel 2004 la Cassa Padana, e una fondazione di partecipazione che non ha scopo di lucro ovviamente, che associa enti pubblici e singoli privati nel territorio in cui opera la banca, ovvero nelle 13 province di qua e al di là del Po. Si tratta quest'area dell'area in cui la zona Pianura Padana, zona in cui erano insediate le proprietà del monastero di Legna. La fondazione persegue quindi l'obiettivo di valorizzare in quei territori, indagando nella storia, indagare il patrimonio storico, archeologico, artistico, nelle diverse aree del dominato, contribuendo a far emergere quindi nei residenti la consapevolezza della propria storia e della propria identità. Quali sono i progetti che la Fondazione Dominato Leonense ha organizzato, ha avviato e sta coltivando? Sono progetti scientifici ed un ampio progetto culturale. I progetti scientifici sono così elencabili: il progetto Longobardi, il progetto Abbazia di San Benedetto, il progetto Chiesa dei Santi Nazaro e Celso e il progetto Fondo Luisito Bianchi e Casa Dorean, che poi analizzeremo sinteticamente. Il progetto culturale invece è il progetto che è collocata qui in questa villa, Villa Badia, da cui quindi prende il nome. È un progetto che si articola in varie iniziative di carattere istituzionale, la LUVES, la Libera Università dei Santi Benedetto e Scolastica, iniziativa che si è l'anno scorso, funziona da 6 anni ormai, e che l'anno scorso ha duplicato la propria attività presso il comune di Asola. Ci sono più di 150 iscritti qui a Leno, 120 e più ad Asola, che fanno un'attività di grande soddisfazione, almeno a detta dei frequentanti. Si è istituito anche il Teatro del Desiderio,
anche quella è un'istituzione che fa attività di cultura teatrale, allestendo corsi, attivando attività estive, soprattutto rivolte ai giovani, e mettendo in scena evidentemente pièce di particolare rilievo. La Biblioteca Riccheriana è poi l'altra iniziativa che è stata attivata qui in villa e che è il luogo dove vengono acquisite tutte le pubblicazioni che riguardano, diciamo così, geograficamente la realtà del Dominato della Mense, e quindi delle 13 province appunto del Dominato. E poi ci sono iniziative culturali, non ve le sto a elencare, ma vi posso dire che si tratta di mostre d'arte, iniziative varie che se voi digitate il sito della Fondazione Dominata della Mense ne avete la possibilità di sbizzarrirvi a cogliere quante siano state e del più varia qualità. Le iniziative didattiche, corsi di formazione e di aggiornamento per cercare di realizzare attività di formazione di educazione permanente, quindi rivolta ai ragazzi ma soprattutto rivolta anche agli adulti, e poi iniziativa di partenariato. Sì, qui sono ospitate la Casa dello Studente, il Corpo Musicale Vincenzo Capirola, la Scuola di Musica Luigi Bolentini. Anche di queste e delle loro attività potete guardare sul sito e trovare tutte le specificazioni. Ma entriamo più nel merito nei progetti scientifici. Il progetto Longobardi. Il progetto Longobardi aveva l'obiettivo di ricostruire la presenza dei Longobardi nel territorio della pianura bresciana, inizialmente, individuando gli insediamenti, avviando campagne di scavo sui siti appunto così individuati e avviando l'analisi, lo studio e la pubblicazione dei reperti. Il tutto si è iniziato nel 1999, i soggetti coinvolti sono qui elencati, la Soprintendenza, il Centro Studi Longobardi, la Fondazione Civiltà Bresciana, Rivista Brixia Sacra, le due università, la Cattolica di Brescia e Piacenza prima, poi dell'Università degli Studi di Verona, poi successivamente il Comune di Leno, di Montichiari, di Brescia, la Regione Lombardia, la Provincia. Gli eventi. Con un primo convegno nel 2005, con una mostra in contemporanea, l'ingresso dei Longobardi in Italia, Leno centro di primo insediamento. Poi la mostra importantissima di Montichiari nel 2007, i Longobardi nel Bresciano, gli insediamenti di Montichiari, mostra che ha avuto poi, che è diventata successivamente il nucleo fondante, costitutivo del PAST, il Palazzo dell'Archeologia e della Storia del territorio di Montichiari. Dico sempre che è una delle mostre che ha avuto il maggior numero di frequentanti, perché non si è mai chiuso dal 2007, di visitatori. La mostra poi successiva, Artifices, artigiani al lavoro tra Brescia e Leno in età longobarda, collocati in Santa Giulia, in Palazzo Martinengo pure a Brescia e in Villa Badia, questo nel 2008 e 2009. Le iniziative hanno avuto poi una produzione scientifica, le pubblicazioni che sono seguite sono contenute nei volumi editi soprattutto in Brixia Sacra che voi vedete qui elencati. Pubblicazioni che hanno, come dire, generato una serie di studi, e qui abbiamo elencato la produzione scientifica che ne è discesa. Questo per indicare il modus operandi. L'iniziativa è un convegno, è un punto della, come dire, di riflessione scientifica su un determinato argomento che produce dei risultati di conoscenza che vengono pubblicati, gli studi che ne conseguono sono contenuti nelle pubblicazioni, ma sono anche tutti gli altri studi che sulle riviste specializzate in qualche misura ne discendono. Secondo progetto è il progetto Abbazia di San Benedetto, anche questo avviato nel 1999, aveva l'obiettivo di ricostruire la storia del monastero longobardo di San Salvatore, San Benedetto,
Andeleones di Leno, fondato nel 750 d.C. e l'ultimo re dei Langobardi, secondo due direttrici. Anche qui sempre la necessità, se vogliamo fare la storia, di avere a disposizione le fonti. E le fonti sono fonti documentarie e fonti archeologiche. Le fonti documentarie sono evidentemente collocate negli archivi e quindi il progetto, la realizzazione del codice diplomatico venense per pubblicare, per la edizione critica delle pergamene conservate nell'archivio, che erano conservate, che sono disperse in tantissime sedi attualmente, la trascrizione quindi di tutte queste pergamene e in aggiunta la trascrizione delle pergamene dell'archivio antico del comune di Leno, per fare, adesso vedremo se sarà di editare due volumi o di fare un volume unico, se ne sta incaricando la Fondazione Civiltà Bresciana, per editare appunto queste fonti. Ma le fonti archivistiche, le fonti documentarie ci dicono tante cose, ma evidentemente hanno bisogno anche delle fonti archeologiche, e quindi ecco il programma pluriennale di scavo sul sito dell'abbazia. I soggetti coinvolti sono lì elencati, sono pressoppoco gli stessi. Gli eventi, ecco, per quanto riguarda questo progetto bisogna dire che gli eventi sono stati numerosissimi. Un primo convegno nel 2001, l'abbazia di San Benedetto di Leno, mille anni nel cuore della pianura padana, un convegno sempre nello stesso anno per cercare di vedere qual era la ricaduta anche contemporanea, qual è stata la scoperta della nostra identità, le ricchezze della Bassa tra passato e futuro, economia e società tra Brescia, Cremona e Parma nell'area del dominato granense. Si trattava di andare anche a cogliere e a verificare se la nostra intuizione di pensare ad una dominato leonese che avesse una dimensione territoriale avesse un suo riscontro. Poi abbiamo chiesto agli specialisti del settore che ci hanno confortato sulla bontà di questa idea, ed ecco che il convegno ci ha consentito di raggiungere questo obiettivo. Poi il convegno dell'anno successivo, del 2002, tra cultura ed economia, la seconda bonifica leonese, ecco, discorso della seconda bonifica, l'attualità della bonifica benedettina riproposta evidentemente alla attuale riflessione anche degli economisti, è stata un appuntamento particolarmente illuminante. La mostra in contemporanea sulla Bibbia di Leno, la mostra del 2002 della Bibbia di Leno, la disponibilità nel 2003 del sito del monastero. Ecco, chi non lo sapesse, questa era una villa disabitata, quasi completamente disabitata, qui davanti c'era una grande ortaglia, un grande bosco. Abbiamo avuto la disponibilità del sito, abbiamo avviato, da parte dei proprietari, abbiamo avviato un primo sondaggio, preliminare sondaggio archeologico, con metodo del GPR per la mappatura delle strutture sepolte del sito del monastero. Abbiamo avviato lo stesso anno una prima campagna di scavo, un'indagine archeologica sulle tre chiese monastiche che poi sono uscite, che ci hanno consentito di datare il sito, di recuperare gli elementi ricostruttivi e di verificare le ipotesi che si facevano evidentemente sulla collocazione esatta del monastero. Il convegno del 2003, Leno e il monastero di San Benedetto, continuità della vicenda storica dei Longobardi e dei Benedettini, ha consentito di andare poi a fare le prime ipotesi, a mettere nero su bianco le prime ipotesi che venivano in qualche misura suffragate anche da queste indagini archeologiche. La mostra nel 2003, le prime testimonianze dagli scavi sono diventate oggetto della mostra di questa occasione, le testimonianze al monastero di San Benedetto dal sondaggio archeologico, i primi ritrovamenti.
Poi nel 2003-2004 la storia di Leno e la storia dei suoi monaci e dei suoi grandi abati cominciava a prendere forma ed ecco che si è cercato di fare un passo ulteriore dal livello scientifico al livello, diremmo così, divulgativo, che era un altro degli obiettivi che ci proponevamo. Ed ecco che l'idea della rievocazione attraverso Valerio Gardoni, che è qui presente e che si è incaricato di compiere il percorso nel 2003, il percorso a ritroso, Termo Alto, con 12 monaci, era partito a seguito della richiesta di desiderio all'abate Pottato di Montecassino, ha compiuto il viaggio da Montecassino a Leno, lui ha fatto il percorso a ritroso a piedi, cercando di raccontarci evidentemente un paesaggio che non era più quello, ma percorrendo evidentemente lo stesso percorso fatto dal primo abate di Leno. Nel 2004, analogo percorso invece, andando da Leno a Niederaltaich, compiendo anche qui a ritroso il percorso che aveva fatto il grande abate Richeria nell'undicesimo secolo, l'abate che aveva rinnovato e rilanciato il ruolo dell'abbazia da abbazia imperiale del primo tempo del Sacro Romano Impero, diventata abbazia del Sacro Impero Romano Germanico, diventando punto di riferimento. Basta ricordare che Richerio è monaco di Niederaltaich, è diventato abate di Leno, poi è diventato abate contemporaneamente di Montecassino, e quindi voi capite solo da questo dato come il ruolo del monastero di Leno nell'undicesimo secolo avesse fosse centrale all'interno della politica dell'impero. L'assegnazione poi del sito acquisito da parte della banca alla Fondazione Dominato Leonense nel 2004, la realizzazione di questi ambienti, dell'auditorium e delle sale espositive. Nel 2007 una mostra fatta in collaborazione con Montecassino sulle legature preziose a Montecassino per testimoniare come il lavoro dello scriptorium di Montecassino dare il senso di quello che poteva essere stato in qualche misura anche lo scriptorium organizzato da Richerio qui nell'undicesimo secolo. Poi l'acquisizione del sito e della villa, quindi sempre nell'opera di acquisizione, l'acquisto dell'area orientale del sito e l'avvio della seconda campagna di scavo nella zona sud-est del sito stesso, nell'area della chiesa che potremmo pensare fosse quella di San Giacomo. Gli archeologi ci daranno una risposta definitiva in merito. Il restauro della villa, un restauro filologico e funzionale dell'intero edificio di Villa Badia, perché era stata acquisita anche la parte, la seconda parte, l'altra metà. Quindi l'acquisizione del sito, del campo, oggetto attualmente situato a nord del sito del monastero, oggetto attualmente dalla attuale campagna di scavo. Un programma di archeologia didattica partito nel 2013 attraverso la convenzione con il Dipartimento Cultura e Civiltà dell'Università di Verona, una terza campagna di scavo nel quadriennio 2014-2017 che ha condotto all'esplorazione della vasta area del sito produttivo in adiacenza delle strutture abbaziali, un percorso di scavo che sta ancora continuando, di cui sentiremo poi gli ultimissimi recenti esiti particolarmente interessanti, che raccontava il professor Saggiorno, di grandissime novità, se fossero confermate sarebbero entusiasmanti davvero, da tutta questa attività ne è scaturito un protocollo di intesa tra la Fondazione Dominato Leonense e la Soprintendenza. Protocollo di intesa che ha l'obiettivo, e poi ne parlerò, di vedere avanti cosa intendiamo fare. Ve lo dirò fra un istante. Anche qui trovate la serie delle pubblicazioni, no? Che ne sono scaturite,
e la serie degli studi. Vi ho elencato soltanto quelli più direttamente pertinenti, anche perché non l'avrei finita più e quindi mi sarei stancato io, avrei tediato. Progetto Chiesa dei Santi Nazaro e Celso. Ecco, voi vedete qui la fotografia. Sarebbe stato utile mettere anche la fotografia di come era prima. Ruderi, un campanile che stava su, non si sa come, tre volte che si arava intorno ne spariva un pezzo, il furto dei mattoni sembravano ingolosire chissà quanti. Vedete qui invece il risultato di un intervento particolarmente complicato, per la verità, perché intanto il monumento era caduto in rovina perché non si sapeva chi fosse il titolare e fosse chiamato quindi ad occuparsene. È stata quindi difficilissima la ricerca per individuare il titolare. Quando finalmente siamo riusciti a andare a individuare chi fosse l'interlocutore, siamo riusciti ad averne la concessione, la proprietà, a condizione che la Fondazione Dominato Nazionale si incaricasse di restaurare l'immobile. Ecco quindi l'acquisizione del sito. È stata compiuta un'indagine archeologica sull'area, era un insediamento tardo antico, una villa romana, e che la chiesa probabilmente è una delle prime testimonianze del processo di evangelizzazione della pianura padana del cristianesimo, e quindi abbiamo scoperto di avere a che fare con un edificio che ha una storia straordinariamente importante e particolarmente significativa per ricostruire la storia della diffusione del cristianesimo nelle nostre campagne. Restauro dell'edificio e appunto ricostruzione della storia del monumento attraverso un appuntamento, un convegno che, come vedete, nel 2010 è stato celebrato da pagani a cristiani, l'evangelizzazione della pianura bresciana e la chiesa dei Santi Nazaro e Celso, è stato tenuto nel 5 giugno del 2010, che ha prodotto una pubblicazione, c'è un volumetto a vostra disposizione se vi interessa, e gli studi che ne sono seguiti. La restituzione, completato tutto questo percorso di studio, di restauro, ha consentito la restituzione al culto e quindi alla comunità della zona dell'edificio. E l'edificio è attualmente stato riconsacrato. E quindi... Progetto Fondo Luisito Bianchi, Casa Dorean. Personaggio Luisito Bianchi, prete operaio cremonese che ha vissuto le vicende interessantissime del periodo della resistenza e dell'immediato periodo del dopoguerra, in un contesto dove le lotte operaie da una parte, ma le lotte delle campagne in un contesto come quello tra Brescia e Cremona particolarmente vivace, gli ha consentito di scrivere, di lasciare testimonianze particolarmente ricche, testimonianze che hanno un valore storico straordinario, ma anche scritte da un vero poeta, un vero artista, diremmo. E quindi il compito che si è dato, che si è data la Fondazione Dominato Nazaro è quello di ricordare e far rivivere la figura di Don Luisito, divulgarne il pensiero attraverso la conservazione, la pubblicazione e la diffusione dei suoi scritti, un patrimonio straordinariamente importante. Collocato questo patrimonio in Casa Dorean, la casa natale di Don Luisito, a Vescovato, provincia di Cremona, che appunto la Fondazione Dominato Nazaro sta procedendo a ristrutturare e a trasformare in un centro culturale affidato al comitato del Fondo Luisito Bianchi e all'Associazione Amici dell'Abbazia di Bordone, che sono i soggetti, Casa Padana, la Fondazione Dominato Nazaro, il Comune stesso di Vescovado, che sono gli enti preposti a curare questo importante progetto.
Il progetto Villa Badia l'ho già anticipato, ma io voglio soltanto dire che, ad esempio, sulle iniziative culturali organizzate, le mostre d'arte nelle sedi di Villa Badia a Leno, nella chiesa di San Silvestro a Verona, Palazzo Caffari a Reggio Emilia, dalla Galleria delle Arti a Cremona, Palazzo Bernini a Verona, sono solo le sedi. Ogni anno in queste sedi si ripropongono iniziative varie, mostre, attività culturali, il che la dice lunga delle attività sparse sul territorio delle 13 province, che, attività che è promossa dalla Fondazione Dominato Armani. Iniziative didattiche, l'educazione al risparmio, English City Camp per i ragazzi durante l'estate, il centro estivo teatrale organizzato dal Teatro dei Desideri, il progetto 22, che è un progetto particolarissimo per abituare i ragazzi ad affrontare i problemi della cosiddetta resilienza, il corso di potenziamento della memoria, perché ci sono i giovani, ci sono i sempre giovani che hanno bisogno di questi esercizi, rassegna di formazione permanente, scelte sostenibili, percorsi possibili per il futuro, ma poi i laboratori didattici per studenti e non, il giardino dei semplici, ecco, per far rivivere una tradizione della civiltà benedettina, che in ogni monastero c'era il giardino dei semplici, per appunto le esigenze, diciamo, della cucina del refettorio monastico, ma anche per la farmacia del monastero, quindi per illustrare e testimoniare una tradizione particolarmente interessante. Conviene dire su questo progetto del Giardino dei Semplici, soprattutto rivolto alle scuole, e le scuole, sia le scuole primarie che secondarie, ma soprattutto quelle secondarie di secondo grado, hanno partecipato con un progetto specifico a Expo, e credo che abbiamo vinto anche dei premi importantissimi. È un laboratorio che veramente ci dà soddisfazione, perché viene la sinergia tra soggetti, essendo il Giardino dei Semplici una realtà vivente che ha bisogno di cure continue, partecipata dal momento didattico, dai ragazzi che vedono e ne seguono attentamente la vicenda. E questo è il passato, diremmo così. Possiamo dire che il nostro bilancio è quasi ventennale. Nel 2019 possiamo parlare, possiamo trovare il modo di festeggiare adeguatamente un appuntamento di questo genere. Ma io voglio parlarvi di un progetto che è quello che vedete qui, proposto sotto un logo, l'Algobardia Fertilis, con una definizione, un acronimo che evidentemente di questi tempi ne abbiamo sentiti tanti, possiamo sentire anche questo, ma possiamo anche cambiarlo, possiamo chiamarlo Luigi, che va lo stesso, l'importante è essere convinti di quello che vogliamo fare. È il centro unico di servizio storico archeologico per il territorio della Lombardia Fertilis. È una proposta che ne facciamo, una proposta che si rivolge innanzitutto alla sovrintendenza, perché è la sovrintendenza che deve essere l'attore principale. Noi siamo la realtà che in qualche misura è a supporto, è un partner essenziale, ma evidentemente deve essere la sovrintendenza a muoversi. Ed è nello spirito previsto dal protocollo di intesa che era stato siglato alcuni anni fa e nel quale si intendeva proporre alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia di avviare a Leno presso Villa Badia con la Fondazione Dominato Leonense in accordo con la Regione Lombardia appunto questo centro che ha l'obiettivo, è un centro intanto sperimentale, che ha l'obiettivo di individuare, conservare,
tutelare, valorizzare le testimonianze archeologiche, documentarie, artistiche, architettoniche del paesaggio riferibili al periodo longobardo relative al territorio della Langobardia Fertilis, intendendo questo territorio quello compreso tra le province di Berna, Brescia, Cremona e Napoli, in buona sostanza la Lombardia orientale. La Lombardia Fertilis è stata coniata a suo tempo, così inventata un po' da me, da Andrea, per disegnare un contesto dove i Longobardi sono arrivati e si sono insediati in maniera particolarmente fitta e densa. Noi ci siamo detti, qual è il motivo? Probabilmente il motivo è la fertilità del terreno, è il più ovvio. Poi ci sono mille altri motivi che evidentemente gli storici e gli archeologi si incaricheranno di andare a scoprire e a verificare, e credo che andranno a confermare poi un assunto di questo genere. Perfino se sono in grado di dire, noi crediamo che qui sia un territorio che ha queste particolari caratteristiche. Il centro opererà mediante progetti definiti, perché il nostro modo di procedere è quello per progetti. L'idea sarebbe quella di chiedere alla soprintendenza, negli decenni scorsi, tutti i materiali che sono stati scavati in questi territori e che sono inevitabilmente e giustamente stati conservati a Brescia o a Milano, trovassero qui una collocazione organizzativa, sperimentale, uso questo termine per dire, con tutte le tecnologie più avanzate, ovviamente tanto a chiedere, facendo progetti specifici in proposito, tanto a attingere anche probabilmente a finanziamenti che le norme, almeno l'esperienza dice che quando si fa sul terreno della sperimentazione, noi almeno abbiamo una esperienza con la scuola superiore, fatto quel percorso, quella porta ha aperto strade particolarmente fruttuose, vorremmo anche provare a percorrere una strada di questo genere in questo modo. L'obiettivo sarebbe quindi quello di collocare qui un centro di ricerca, di conservazione, di valorizzazione di ricerca e di evidentemente tutela. Aggiungete tutti gli elementi che consentano di far sì che ci sia la possibilità di accrescere la sensibilità e la consapevolezza negli abitanti del territorio circa il territorio delle quattro province, ovviamente, della Langobardia Fertilis, circa il rispetto, la salvaguardia delle testimonianze del passato con iniziative rivolte principalmente agli studenti. Supportare e specializzare l'attività dei gruppi archeologici e dei cultori di storia locale, ce ne sono tanti, che hanno bisogno di avere un punto di riferimento. Sostenere la qualificazione dell'offerta culturale dei musei e delle collezioni storico-archeologiche locali. Fornire dati e informazioni alle amministrazioni locali per una pianificazione urbanistica e una gestione del territorio consapevole. Si tratta, in definitiva, leggo, di compiere un salto di qualità istituzionalizzando e perfezionando un percorso avviato già circa due decenni fa, che ha segnato tappe significative e realizzato obiettivi di indiscusso valore, operando in stretto coordinamento con istituzioni pubbliche e private in vari ambiti del territorio della Longobardia Fertilis. Mi sono permesso di allegare un elenco, anche questo sommario, ma appena descritto, delle iniziative che si sono fatte in questi due decenni. A Borgonardo, lì dei privati, i titolari di distillerie di Franciacorta, volevano costruire una distilleria, avevano la possibilità di demolire tutto e costruire ex novo, hanno invece, su consiglio della soprintendenza, avviato un percorso di scavo, di recupero del sito, di restauro del monumento, ed è uscito quello che
così, il Borgo Antico San Vitale è una delle eccellenze della Francia Corte. Arrivo velocissimamente. A Padernello mi è nata un'iniziativa che non sto ad illustrarvi. A Gussago un'altra esperienza, non ha avuto il successo sperato per il 50%, per l'altro 50% il privato ha portato a casa un risultato interessante. A Cicole, il palazzo Cicola Martinoni è partito anche con il nostro aiuto, con il nostro sostegno. A Montichiari, l'ho citato prima, la mostra che abbiamo fatto ha prodotto poi l'esito, si diceva, di quel allestimento del Palazzo dell'Archeologia. Leno, quando è stato fatto il piano regolatore, la ricognizione storico-archeologica sul territorio consente di leggere il territorio in questa prospettiva storico-archeologica. I dati che ne sono scaturiti da questa ricognizione sono stati recepiti dal piano regolatore e sono norma per gli interventi attuali. Per cui possiamo dire che c'è nel nostro comune la normativa urbanistica che tiene conto di questi dati. Sapete che non è così in tutti i comuni. A Guidizzolo il convegno, Gambara il volume che ne ha in qualche misura risposto a una domanda, perché Gambara si chiama Gambara, la famosa personaggio mitico fondatore dei vinili e dei Longobardi. Il progetto Longobardia Fertilis che avevamo organizzato è un progetto che in qualche misura è stato pensato per coordinare i vari comuni a seguito dell'iniziativa per la realizzazione del progetto per i siti UNESCO. A margine si erano individuato un percorso che consentisse anche di andare a ottenere i finanziamenti del progetto Arcus e convogliarli nel nostro territorio. In corso d'opera le iniziative finalizzate per la ricerca storica sono un po' si sono perse per strada perché è anche avviato la regola, e quindi i finanziamenti però che sono arrivati sul nostro territorio hanno consentito di fare un intervento a Sirmione su San Pietro in Mavino, a Chiari e a Cazzago San Martino. Centro Italiano Studi Longobardi è anche quello un'iniziativa che in qualche misura discende da una serie di iniziative che sono nate qui. Perché quando si è istruito il percorso per ottenere il patrocinio dell'UNESCO, e l'UNESCO è arrivato a concederlo, l'UNESCO ha chiesto che però i comuni si impegnassero a fare tre azioni: l'azione sulla ricerca, l'azione della conservazione e l'azione della promozione dei siti longobardi. I comuni si sono votati sulle risorse per fare la promozione, per fare invece gli archeologi e le soprintendenze per la conservazione. Sullo studio nessuno si faceva avanti. E allora abbiamo promosso la costituzione a Brescia del Centro Italiano Studi Longobardi, che nell'ambito della rete dei siti longobardi si è incaricato di svolgere l'attività della ricerca. Il centro studi ha promosso un primo convegno sulla figura di Re Desiderio, gli atti saranno, credo, presentati proprio qui a Leno, perché Desiderio ormai dagli studi pare che sia dato acquisito, sia nato a Leno, sia originario a Leno, e ci confidiamo di fare in maniera che si possa dimostrare che anche sepolto a Leno. Il centro studi è poi stato acquisito dalla regione, è diventato un centro, invece di essere il CIS, è diventato CSL, Centro Studi Longobardi, ha sede a Milano, si occupa di valorizzare i due siti UNESCO di Brescia, Santa Giulia e di Castelsecco, in provincia di Varese, e promuove iniziative in una prospettiva europea di ricerca sul fenomeno, sul popolo dei Longobardi, in prospettiva europea. La pubblicazione del secondo convegno su Teodolinda è ormai sotto i torchi, e quindi credo che l'attività che abbiamo promosso
tirando frutti particolarmente ricchi e particolarmente illuminanti su un popolo sconosciuto e che più studiamo e meno riusciamo a conoscere. E quindi abbiamo ancora tanto da fare. Grazie. E ora veniamo alla presentazione dell'attività di scavo. Chiamo al tavolo il professor Saggioro dell'Università di Verona. Devo dire che abbiamo trovato nel professor Saggioro un professionista veramente appassionato e che, come dire, ci ha appassionato durante questa avventura, questa campagna di scavo. Come si diceva prima, è una campagna di scavi che è arrivata alla quarta e ultima fase. Alcuni risultati sono già emersi e sono veramente molto molto interessanti, ma proseguirà in questi mesi e daremo poi conto di questi risultati alla Fiera di San Benedetto, come diceva il Presidente, all'Assemblea dei Soci della Fondazione il 9 luglio, domenica 9 luglio. Ne approfitto per dire una cosa che sembra doverosa. Scorrendo questa serie di attività non posso non ringraziare innanzitutto il socio fondatore Cassapadana per il sostegno che ha dato, economico e in termini organizzativi, e tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo e per la fondazione. In primis, come è stato ricordato prima dal Presidente, allora direttore di Finanze. Innanzitutto ringrazio la Fondazione Dominato Leonense, Cassa Padana, per il supporto di questi anni, la soprintendenza archeologica, io sono ancora così per un po', e per il grandissimo supporto e la collaborazione. Riprova del fatto che si riesce a lavorare bene anche tra università e soprintendenza, insomma, nonostante qualcuno talvolta dica il contrario. E mi scuso invece con voi per due ragioni. Una è perché leggerò un po', diciamo, questo per stare in tempi ragionevoli. L'altra, ovviamente, e mi scuso anche di questo, è che userò, appunto, come diceva Angelo Baronio, un'arma di distrazione di massa che è PowerPoint, ma così mi riesce più facile, o cerco di spiegarvi con queste immagini anche quello che abbiamo trovato e che poi magari andremo anche a vedere con una breve visita. L'intervento, capirete, non può affrontare tutto, sarebbero moltissimo le cose da dire. Ci dedicheremo dalla fine di questa campagna fino alla fine dell'anno a preparare la pubblicazione che renderà conto dei risultati di queste indagini. Sarà una pubblicazione, posso già dire, piuttosto corposa, di qualche centinaio di pagine, molti dati archeologici, e quindi è quella, poi magari chi è più interessato potrà approfondire nel dettaglio alcuni aspetti. E quindi sarà una cosa sintetica. E l'unica ultima premessa che vi chiedo scusa faccio è quella, è questa sostanzialmente. Noi siamo arrivati come Università di Verona a lavorare all'interno di un progetto che, come è stato ricordato, era già avviato, aveva affrontato l'area, lo vedremo un po', degli edifici religiosi. Il nostro obiettivo, perché chiamiamo anche l'obiettivo scientifico archeologico che avevamo all'inizio, era quello di indagare questo settore settentrionale che poi andremo a vedere sostanzialmente subito alle mie spalle, dietro questo edificio, si trova questa ampia area che non era stata indagata se non con pochi sondaggi e che restava, tra virgolette, un po' un enigma, nel senso scientifico, cioè nel senso non si sapeva bene che cosa ci fosse, se si conservasse ancora qualcosa e che tipo di elementi vi fossero. Per noi quindi non era solo andare
andare a scavare il monastero o una parte del monastero di San Maria di Tuilino era anche un problema proprio di capire la potenzialità archeologica di quell'area. Indagare un complesso come questo infatti richiede probabilmente decenni. Questo non è un sito come tanti altri, è un sito di grandissima estensione. Noi, se parliamo del monastero di San Maria di Tuilino, dobbiamo immaginarci, a parte Monte Cassino, Reichenau, Saint-Denis, i grandi monasteri europei del Medioevo. Oggi questo Leno non lo vediamo più, perché si è conservato per varie ragioni poco, ma a quelle dimensioni, a quelle strutture dobbiamo fare riferimento. Quindi diciamo una piccola cittadella. Quindi immaginatevi scavare una cosa di questo tipo, non si risolve in un progetto di 3, 4, forse neppure 10 anni. E tutto sommato solo da una decina d'anni, poco più, quest'area su cui sorgeva l'antica abbazia di San Benedetto di Leno è stata oggetto di ricerche archeologiche sistematiche e estensive. Direi dopo che dall'inizio degli anni 90 si erano appunto attivate alcune prime iniziative di studi di ricerca sul sito, che in parte sono state già ricordate. Mi sentite bene? Sì. Ecco, il terreno su cui si trovavano un tempo queste strutture del complesso monastico sono state oggetto di numerosi interventi, diretti appunto negli anni da Andrea Breda, dalla Sovrintendenza Archeologica, che hanno portato alla messa in luce dei resti murari, vi dicevo, soprattutto degli edifici religiosi, nonché all'osservazione di una serie di altre strutture, appunto non sempre di chiara e facile attribuzione, proprio perché il complesso era molto ampio e articolato. Inoltre questa complessità stratigrafica archeologica e le vicende successive della soppressione settecentesca della chiesa, che sono state poi discusse in altre sedi, non hanno facilitato la lettura. Pensiamo per esempio ricordiamo come agli interventi di demolizione seguirono poi delle concessioni sull'area come cava di ghiaia e sabbia, con il conseguente ulteriore asporto di larga parte delle strutture e delle stratigrafie che esistevano. Ecco, dopo circa 4 anni di indagine possiamo dire che, se è vero che parte dei depositi sono stati compromessi da queste azioni successive, un'altra parte risulta comunque conservata e ad oggi ha consentito, secondo noi, una buona valutazione del sito. L'area della pianura bresciana con cui il complesso monastico di Leno venne a inserirsi fu un settore già insediato e sfruttato in età romana. La dottoressa Maria Bosco si è occupata delle ricognizioni anche di superficie nell'area attorno al monastero di Leno, e da queste prime campagne di ricognizione di superficie si è notata una certa vitalità, anche una presenza sostanzialmente articolata del popolamento, il popolamento di età alto medievale, quindi nelle fasi di sviluppo del monastero di Leno, soprattutto se confrontato questo dato con altri territori di pianura, cioè osserviamo una presenza abbastanza consistente di piccoli insediamenti altomedievali in quest'area, a differenza magari di altre aree della pianura padana. È un dato interessante che testimonia come dire, la centralità di tutto il territorio complessivamente di Leno. Dagli scavi archeologici condotti, se eccettuiamo una fase che potrebbe essere definita forse Longobarda, Carolingia, su questo ancora diciamo, i dati non sono sufficienti per stringere la cronologia, sulla quale ci pare ancora prematuro, se poi ci torniamo a delineare proprio un'ipotesi ricostruttiva della topografia del sito, sembra emergere però invece con una certa evidenza, in questi anni è emersa con una certa evidenza, come le fasi tra il maturo nono secolo, cioè la seconda metà, quella che viene chiamata anche l'età post-carolingia, e tutto l'undicesimo e dodicesimo secolo divengano decisive nel delineare gli spazi e l'organizzazione del complesso. Almeno in questa fase, cioè tra la tarda età, tra la fase post-carolingia e poi fino diciamo, a suo modo quella che viene definita l'età comunale, per intenderci, è un po' dozzinale adesso per dare dei riferimenti cronologici, possiamo dire che in questa fase si delinei in primo momento ben riconoscibile, ecco, comincia a essere ben riconoscibile la topografia e la planimetria del complesso e comunque di organizzazione dell'area. Abbiamo osservato nell'area settentrionale, che è l'area nord, noi ora ci troviamo sostanzialmente qui,
nell'area settentrionale gli edifici, qualificate linee, riporti, scarichi, una serie di interventi che sono soprattutto legati alla gestione, alla sistemazione delle aree sfondali, perché in questo settore settentrionale la cosa che più abbiamo osservato sono la regolazione dei canali e dei corsi d'acqua che cingevano il complesso monastico. E rispetto a questi corsi d'acqua si fa una grossissima attività di sistemazione e risistemazione infrastrutturale delle sponde che testimoniano la grande vitalità del complesso. Complesso che rimase in quest'ottica molto attivo anche in relazione con il vicino villaggio di Leno. Questo emerge come uno dei punti chiave per comprendere le articolate vicende del monastero di San Benedetto, perché lo sviluppo nel Medioevo del villaggio di Leno, che di fatto è occidente, immediatamente a occidente del monastero, con la parallela ascesa del castello, mostra lo strutturarsi di un paesaggio veramente molto articolato, che richiama appunto i grandi paesaggi monastici anche dalla Transalpina, che è un intrecciarsi e dividersi a contempo di interessi, relazioni, progettualità che vengono governate e mantenute per lunghi tratti del Medioevo e su cui ancora da questo punto di vista molto probabilmente c'è da lavorare. In questo apparente quadro di frazionamento nelle funzioni degli spazi si deve osservare con appunto un certo interesse anche il delinearsi dell'andamento urbanistico delle strutture che sono state individuate, scusatemi, negli scavi appunto del parco. Se è evidente la strutturazione di queste aree di sponda, qui vedete scorie di fusione, ossa lavorate, qui vedete questa linea di pali che segna uno degli andamenti della riva, una delle fasi di andamento della riva. Nella slide precedente vedete la serie di attrazioni a C14 che abbiamo fatto sulle qualificate, appunto sulle sponde di questo settore di scavo. E vi dicevo, uno degli elementi di maggiore interesse è proprio questo andamento urbanistico di queste strutture individuate, come vedete alcune, perché se ovviamente le strutturazioni delle aree di sponda seguono in genere l'andamento del corso d'acqua, la condizione non solo in parte, ma sembrano adattarsi a quello che era un po' l'andamento naturale del corso stesso, e per questi edifici il rapporto diventa meno chiaro, perché non hanno un orientamento e un'organizzazione analoga a quella che avrebbe la parte centrale del monastero e risulterebbero anch'essi allineati invece probabilmente con i corsi d'acqua. Si tratta certamente di edifici che non hanno una vera funzione residenziale o connessa al culto e per i quali insomma, in qualche modo dovremmo valutare con maggiore attenzione, a cercare di capire. Abbiamo tentato in questi anni di trovare alcuni elementi di connessione con l'area del complesso monastico, non siamo stati su questo fronte molto fortunati. Resta aperto il problema di un'organizzazione urbanistica all'interno del complesso differente tra le due aree, cioè tra l'area, come vedete qui, quello che doveva essere il monastero, che è questa evidente classica ortogonalità, e l'area che qui vedete rappresentata schematicamente con questi edifici che invece mantengono un'organizzazione molto diversa, legata appunto, come vedete, ai corsi d'acqua. L'area occupata da queste strutture, dalle strutture alto medievali, non decimo, risulta veramente molto estesa, articolata. Si può ben ipotizzare, sulla base di queste ricerche, come il settore più settentrionale rappresenti complessivamente, per le fasi appunto dei secoli centrali, un'area prevalentemente produttiva e funzionale rispetto a quella di Villa Badia, dove si raccolgono invece le testimonianze più significative delle chiese e degli spazi di culto. In queste ricerche numerosi dati sono stati raccolti sulle caratteristiche dell'ambiente circostante l'abbazia, tanto così per dare un'idea, i boschi di quercia che dovevano estendersi nella vasta pianura, sfruttati probabilmente per l'allevamento dei maiali, ma anche, come abbiamo visto in questi linee conservati, per la costruzione delle strutture residenziali e produttive annesse al monastero. Si è riscontrato le coltivazioni di cereali, tra cui la segale, il sorgo, ovviamente il frumento. Insomma, il quadro complessivo non riguarda solo le strutture e l'organizzazione del monastero senso fisico, ma proprio l'organizzazione, lo spazio e il paesaggio attorno allo stesso monastero. È un insieme di dati veramente dal punto di vista scientifico molto importanti,
perché questi dati giungono sino a tutto il XIII secolo, non legati, come vi dicevo, alla ricostruzione solo topografica del sito, ma sono utili a ricostruire appunto il paesaggio circostante, che è molto diverso da quello attuale, evidentemente, ma ricostruiscono anche l'economia e la società del mondo. Ora, per restituire un quadro, insomma, che meglio comprendere anche le cose poi che si vanno a vedere, due sono le aree indagate nel corso di questi ultimi 10 anni dalla soprintendenza e dalle nostre indagini congiunte. Una riguarda l'area, dicevo, dei complessi religiosi, l'altra più recentemente queste ultime aree con una vocazione più produttiva. Ecco, lo scavo sul complesso religioso ha consentito di riconoscere 3 fasi edilizie che sono state ad oggi datate tra la metà dell'VIII e la fine del XIII secolo. Nonostante le difficoltà esistenti nella scansione stratigrafica e cronologica degli edifici, la prima fase del complesso religioso è stata adottata in maniera più che convincente grazie all'associazione con una tomba con croci dipinte che è inquadrata tra VIII e IX secolo. No? Gli studi già condotti sulla prima fase hanno consentito di ipotizzare una struttura ad aula unica ampia di 16 e 24 metri e una terminazione fiancidata. A questa fase ne farebbe poi un seguito una seconda, io adesso sintetizzo perché Andrea Preda ha già ampiamente studiato con l'Opiva questi elementi, quindi insomma non ci torno sopra. Una seconda fase però è giusto dire è inquadrabile in età romanica e viene associata almeno in termini ipotetici all'iniziativa dell'abate Wenceslaus, quindi alla metà dell'XI secolo, e lo richiamo perché appunto le attività dell'XI secolo sembrano emergere anche presenti nell'area settentrionale che abbiamo indagato in questi ultimi anni. E un secondo punto di interesse è stato ricordato molto rapidamente anche in alcuni passaggi, è derivato dallo studio archeologico di un settore sudorientale dell'area di Villa Badia, che ha documentato una serie di fasi, sono almeno 7 fasi, di alcune di esse è stato possibile dare un'indicazione anche cronologica piuttosto affidabile grazie all'utilizzo di alcune datazioni a radiocarbonio su alcune delle sepolture scavate. Quello che mi interessa sottolineare, sempre per il nostro inquadramento quest'oggi, è che a questa prima fase appartengono, oltre a una serie di tracce di spoliazione di edifici, una serie di buche di palo con alcune canalette, un canale, questo con andamento est-ovest. Diciamo che queste evidenze, ovvero la presenza di buche di palo, di queste strutture di ceramica d'uso domestico e di questi canali che tendono a delimitare ad est l'area del monastero, sono plausibilmente interpretabili come resti di edifici e strutture appunto delimitate da un corso d'acqua che risulterebbe già colmato entro l'VIII secolo dopo Cristo. E questi elementi li richiamo perché andrebbero in qualche modo a collegarsi con alcuni nuovi dati che sono emersi tra il 2016 e il 2017. Quindi pur a distanza diciamo di decine di metri cominciano ad emergere processi comuni e situazioni convergenti. Le evidenze poi che caratterizzarono la fase successiva sono la presenza di un terzo grande corso d'acqua con andamento nord-sud che pare più largo e strutturato dei precedenti, e qui torno a sottolineare questa grande attività di regimentazione delle acque che si fa a delimitazione dell'area monastica, delle aree probabilmente monastiche, perché ci sono più spazi divisi. Dall'angolo nord-est poi una struttura, lo sviluppo di quest'area diciamo cimiteriale con successivamente l'imposta di questa chiesa che ricordava prima Angelo Barone, alcuni vogliono interpretare come chiesa di San Giacomo, insomma, il problema a mio avviso resta aperto, ma è molto interessante anche in questo caso perché ci dà un'idea della complessità e dell'articolazione topografica di questo monastero. E anche per quanto riguarda l'area settentrionale, che è stata oggetto più specificamente della nostra indagine che abbiamo scorso velocemente prima, il complesso, vi dicevo, risultava cinto da corsi d'acqua e fossati. Questo settore sembra non aver avuto una funzione residenziale, ma con ogni probabilità, come si diceva, era legato prevalentemente ad attività produttive economiche.
È a questa fase che possiamo riferire i grandi elementi lignei rivenuti in fissio adagiati nell'area umida sia nel 2014 che nel 2015, da cui provengono i vari ancoraggi radiocarbonici che abbiamo mostrato. E le prime fasi in questo caso si inquadrano verosimilmente nel corso del nono e del decimo secolo e risultano attestate, oltre che da una serie di strutture e linee, da una serie di strati di terreno che restituiscono, oltre a una forte concentrazione di carboni e tracce di attività di cottura all'aperto, anche reperti ceramici e osteologici, che appunto tendiamo a interpretare come una frequentazione soprattutto produttiva dell'area. A testimoniare ulteriormente questa consistente frequentazione, che durerà con varie trasformazioni fino al XIII secolo, si rinvengono, oltre agli elementi lignei infissi nel terreno, anche numerose serie di buche subcircolari, buche di palo, che sono perfettamente riconoscibili sulle aree di circolo. Ulteriori evidenze sono emesse dagli scavi della campagna 2016 e in parte da quella che è in corso, quando sempre in questo settore settentrionale, spostandoci però più verso est, sono stati rinvenuti i resti di un altro fossato affiancato da una divisione che qui vediamo impostata su una base in pietra e probabilmente riferita ad un alzato in legno. Quindi una grande massicciata probabilmente a sorreggere una struttura divisoria in materiale di legno. Lo spazio in questo caso interno, diciamo al limite, cioè ovvero a sud di questa grande massicciata che poi andremo a vedere, è caratterizzato anche in questo caso da buche di palo, legni conservati, pozzetti e altri elementi che anche in questo caso non sembrano ad ora avere carattere residenziale e che potrebbero essere inquadrati cronologicamente tra l'VIII e l'XI secolo. Si tratta veramente di un'area di grande interesse, qui vedete alcuni pozzetti, elementi divisori, buche di palo, legni conservati. Si tratta di un'area di grande interesse dove, vi dicevo, si delineano anche una serie di altre strutture che questa massicciata, queste opere sembrano andare a coprire, precedenti quindi a questa opera divisoria, a questa realizzazione di confine, diciamo, delle fasi centrali del Medioevo del monastero. Una fase qui vedete semplificata con questi tratti neri, ma che in realtà riprende una serie di murature che sono state individuate nel corso di questi due anni al di sotto di queste stratigrafie. Quindi emerge un po' un quadro abbastanza interessante, ma tutto da indagare, relativo a una strutturazione precedente di quest'area. Il contesto di Leno da questo punto di vista si rivela quello di un sito di straordinario interesse e importanza, non solo per il territorio ma più in generale per la comprensione dello sviluppo del monachesimo in età medievale, quando appunto il centro di Leno fu uno dei siti più importanti a livello europeo. Vorrei solo dare qualche nota sul progetto, poi andremo a vedere il programma, poi faremo una passeggiata sull'area. Qualche nota sul progetto: nel corso di questi anni le attività hanno coinvolto oltre 150 studenti provenienti, oltre che dall'Università di Verona, da quelle di Trento e Ferrara, dalla Cattolica di Milano, Bologna, Padova, Genova e Venezia. Studenti sono venuti anche da università straniere e abbiamo avuto richieste, spesso numerosissime, sempre oltre la disponibilità dei posti. E questo è un dato per noi anche molto positivo nella funzione che svolgiamo come università di didattica, di formazione, perché insomma è divenuto un cantiere dove molti studenti vengono a confrontarsi, a fare esperienza e attività durante il loro percorso formativo. Dobbiamo dire che abbiamo avuto una splendida collaborazione con la Fondazione Dominato Veronese, che rappresenta una realtà veramente unica, non solo devo dire per l'affiancamento operativo che è esemplare, ma anche per lo sguardo culturale che ha saputo avere in questi anni, cosa non indifferente di questi tempi. E mi sia per questo in questa sede consentito un ringraziamento al dottor Riprandi, ma anche un ricordo sincero e affettuoso di Luigi Pettinati, cui questo progetto e cui le nostre attività devono veramente molto. Grazie. Grazie.
preannunzio che sarò brevissimo, soprattutto perché Angelo Baronio e Fabio Saggiolo, ciascuno per la propria parte, mi sembra siano stati veramente esaudienti nel chiarire qual è la portata, il respiro, l'articolazione e il valore di questo progetto che stiamo conducendo insieme a partire dall'inizio degli anni 2000. A mio parere il segno distintivo di questo grande lavoro è la continuità. Una continuità che si è manifestata sia nel comportamento di Cassa Padana e di Fondazione Illuminato Leonense, che hanno dovuto affrontare l'anno passato l'improvvisa scomparsa del direttore Luigi Pettinati, e che sono ancora nel mezzo del critico passaggio al nuovo regime delle BCC. Una continuità che è stata confermata dalla sovrintendenza, al di là dell'avvicendarsi, sono passati 4 di sovrintendenti nel corso di questo periodo di più di 3 lustri, e nonostante le trasformazioni istituzionali del Ministero per i beni culturali e ambientali, la cosiddetta riforma del MIBACT, che tutti sappiamo è ancora in corso e deve ancora e attende ancora la terza fase. Una continuità che è stata pure confermata dalla Regione Lombardia, che di anno in anno ha mantenuto il suo vivo interesse per l'iniziativa, il suo sostegno economico, dando così un'ulteriore conferma della bontà, casomai occorresse, della bontà di questo progetto. Tuttavia continuità per noi non ha significato la stabilizzazione in un assetto rodato, ben oliato, ma appunto un continuo sforzo verso il meglio. E ciò si è in buona sostanza verificato attraverso a mio parere, due azioni. La costante verifica che ciascuno di noi ha fatto, ciascuno diciamo, dei responsabili di progetto all'interno dei vari soggetti partecipanti, la costante verifica della bontà e della praticabilità degli obiettivi, e cioè nella continua verifica della fattibilità di ciò che ci eravamo proposti di fare, quindi nell'ambito di una flessibilità strategica. La seconda azione è stata, forse di maggior ancora valore, ma altrettanto importante, la progressiva integrazione nel progetto, che ricordiamolo nasce in buona sostanza da un'idea di Angelo Baronio della fine degli anni 90, anzi andiamo ancora più indietro, dei primi anni 90, i primi vagiti di questo progetto furono nel 1992, se ben ricordo. In tutto questo periodo, dal 2000 a questa parte, abbiamo sempre cercato di integrare nel progetto nuove persone, nuovi soggetti istituzionali e non, i quali con le loro diverse capacità professionali e soprattutto con la loro novità, con l'apporto di nuove idee, mantengono sempre viva la natura sperimentale di questo lavoro che io potrei definire una grande officina. Un esempio per tutti, e mi limito semplicemente al coinvolgimento, diciamo, nell'ambito archeologico, quindi il coinvolgimento dell'Università di Verona, che è stata portata dentro al progetto dal 2014 e la cui presenza ha moltiplicato gli effetti in positivo della ricerca archeologica. Dicevo sperimentazione, e qui concludo, mantenendo appunto la promessa di essere breve, riallacciandomi all'ultimo paragrafo della presentazione di Angelo Baronio, dove ha preannunziato appunto la proposta di un centro unico di servizi per la storia e l'archeologia del territorio, che posso già, e sono qui in rappresentanza del mio sovrintendente, l'architetto Giuseppe Stoffi, che oggi non ha potuto presenziare per altri impegni,
la sovrintendenza sicuramente prenderà in positiva considerazione. Grazie.